Sette consigli quando si va in studio di registrazione. Allora ragazzi, primo consiglio però: pulire la telecamera ma con un panno. Tac. Cioè sono 6 più 1 facoltativo, che però tante volte può essere utile. Dopo lo vediamo. Allora, perché ho voluto farvi questo video? Per due motivi. Uno, perché un ragazzo l'altro giorno mi ha detto: devo andare in studio tra un mese, quindi dammi qualche consiglio. E due, perché lo studio di registrazione è sempre visto un po' come la bestia nera, no? Cacchio, devo andare in studio, è disastro, poi il fonico mi mangia. In realtà non è così. È ovvio, lo studio di registrazione è difficile perché bisogna suonare bene, ragazzi. Cioè non è che ci sia tanto da fare, bisogna suonare bene, perché poi quello che suoniamo rimane nel disco, rimane nell'album che andremo a fare. Però ci sono alcuni accorgimenti. Perché si vede sempre il microfono? Cacchio, mi dà fastidio. So che sapete che ce l'ho, però mi dà fastidio. Allora raga, il numero uno è il caldo. No, non è il caldo. È un consiglio stupido, però non è da sottovalutare. Cioè, arrivare in studio di registrazione con i pezzi studiati bene. Ovviamente si arriva con i pezzi studiati bene, ma cosa vuol dire? Tante volte c'è la cosa di dire: vabbè, questo fill, boh, non lo so, quando sono lì vedo. Questa roba qua non aiuta. Dipende a che livello siamo. Se siamo dei batteristi che comunque siamo già andati in studio di registrazione o abbiamo già tanti anni di esperienza, eccetera, ok, allora questo ragionamento si può fare. Ma se no, cerchiamo di sapere già molto bene quello che andiamo a suonare, gli stop, se facciamo gli stop in un modo, se facciamo il groove in quel modo lì, tutto quello che c'è da sapere sulla canzone, perché se no quando arriviamo lì ci viene l'ansia ed è un disastro. Secondo consiglio: non portate la batteria di Terry Bozzio, ma neanche quella di Portnoy. Portate quello che vi serve, o se vi serve la batteria di Portnoy ovviamente portate quella cosa come quella di Portnoy. Però tante volte c'è la cosa di dirmi: vado in studio, porto tutto quello che ho, così ho un sacco di suoni e li uso. E però il fatto è che poi si arriva, si montano i piatti tutti vicini e il fonico non riesce a mettere i microfoni. E questo vale anche live, però un po' meno, perché in studio deve essere tutto perfetto sempre. E se il fonico fa fatica a mettere i microfoni e non li mette giusti come vuole lui, come sa lui, il suono sarà peggiore. Per forza. Se noi andiamo a rompergli le scatole con i nostri piatti, i nostri splescini, mille splescini che abbiamo lì, più i nostri 32 tom, e diventa un po' più difficile per lui. È vero che il fonico deve fare il suo lavoro e noi dobbiamo fare il nostro, però cerchiamo di venirci incontro. E con questo mi attacco al consiglio numero 3: ascoltate sempre il fonico, oppure cercate di parlare col fonico, perché tante volte la comunicazione non c'è, ognuno va per la sua e quindi si creano problemi. Perché noi batteristi tante volte ci abbiamo le nostre idee, io per primo, tante volte ci abbiamo le nostre idee. Allora il suono deve essere questo, la posizione deve essere questa, lì deve essere così. Sì, ogni tanto abbiamo ragione, ma ogni tanto no. Quindi se il fonico che ci registra ci dà dei consigli, cercate di venirgli incontro. Perché? Perché comunque è lui che sa come vuole lavorare un certo suono, sa che suono vuole ottenere, sa come ottenerlo quel suono. Cercate di venire incontro al fonico, come il fonico deve venire incontro a voi, ovviamente. Cerchiamo di comunicare, va bene? Comunicare, bello, piace questo. Comunicare, lo userò più spesso. Numero 4. Allora raga, questa è una cosa importante sia live sia in studio. Quando si fanno i suoni nel soundcheck live oppure nel soundcheck in studio, tra virgolette, quando si provano i livelli, cioè i volumi, raga, suoniamo come suoniamo quando poi registriamo o quando poi c'è la serata live. Perché quando c'è il soundcheck rullante, sì, vabbè, pa. Poi comincia la serata e suona al doppio del volume. No, perché i volumi che ha fatto il fonico sono basati su quello che ho suonato io prima. Anche in studio di registrazione, se noi all'inizio suoniamo in un modo e il fonico ci fa i volumi per quel modo lì, e poi quando registriamo la prima canzone suoniamo al doppio della potenza, quella take lì che abbiamo fatto, la prima take, è da buttare, perché va tutto in distorsione. Quindi cosa deve fare il fonico? Deve dirci: allora adesso suona forte come suonavi prima. Noi suoneremo normale, deve riregolarci i volumi e poi allora ci saremo. Però perché fare tutto sto casino? Suoniamo direttamente come suoneremo quando faremo la take con tutta la nostra band e almeno siamo a posto. Numero 5: più qualità, meno quantità. Cosa vuol dire? È un po' come i pezzi di prima, portate quello che vi serve. Qui suonate quello che serve, o comunque suonate meno ma fatto meglio. Cioè in studio non dobbiamo per forza fare i numeri a far vedere che siamo bravi, dobbiamo far vedere che siamo bravi a tenere il tempo, quello sì, a fare un 4 quarti fatto bene, a fare un fill a tempo. Quindi facciamo e studiamo cose al massimo più semplici, che però facciamo bene, con le dinamiche giuste, con il giusto portamento. Ad esempio, è una cavolata, però tutti in studio di registrazione hanno sempre problemi ad avere il rullante costante. Cosa vuol dire? Il suono del rullante sempre allo stesso volume. Poi ovviamente se parliamo di dinamiche, ma ne parliamo dopo. Non vogliate strafare quando siete in studio, perché poi appena lo riascoltate dite: cazzo,
cacchio, perché ho fatto quella roba? Avrei dovuto tenere il groove normale. Mi è capitato un sacco di volte, quindi ve lo dico un po' anche per esperienza. Numero 6, come vi ho accennato un pochettino prima, adesso parliamo di dinamiche. Allora, le dinamiche in studio, non tutti lo sanno, però sono un pochettino diverse dalle dinamiche intendo forte piano, In studio non bisogna mai suonare troppo piano, perché il suono della batteria, quando è piano non è bello, è più difficile da registrare, più difficile da far uscire bene poi nel disco. Quindi cercate di non andare da forte a piano. Sto parlando ovviamente di generi in cui c'è tanta dinamica, ci sono tante differenze di dinamica magari all'interno anche dello stesso pezzo. Ovviamente se parliamo dell'hard rock sarà praticamente tutto forte da suonare, però se si parla di pezzi molto dinamici, al massimo suonate un po' più forte. Anche dove dovete suonare piano, suonate un pelino più forte, e poi sarà il fonico ad abbassarvi, a creare più dinamica magari tra il pezzo forte e il pezzo piano. Ultimo consiglio che vi do, che sarebbe il settimo, cioè quello facoltativo, è una cosa che ho sentito fare a Gavin Harrison. Lui, quando va in studio di registrazione, dice: il metronomo me lo preparo prima. Vuol dire che lui arriva con il file, con la chiavetta, non lo so, con i metronomi di ogni brano. E questi metronomi non sono i soliti metronomi ti, tu, 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 ma hanno due cose molto fighe. Per prima cosa, lui dice: a me il suono del cowbell, il suono del side stick non mi fanno impazzire. Magari li metto anche all'interno, però gli metto anche altri suoni che mi fanno respirare di più il portamento del pezzo, che mi aiutano in qualche modo. Magari mette degli shaker, magari mette dei tamburelli insieme. Quindi se li prepara a casa con la drum machine o non lo so, con un programma, un software, e poi li porta in studio in questo modo, il pezzo che registreremo risulterà suonato sicuramente meglio e col portamento giusto. Seconda cosa molto bella che fa Gavin Harrison è il fatto di inserire la sua voce all'interno del metronomo, e con la sua voce lui si mette delle guide, e quindi dentro il metronomo lui si sente tutte le guide del caso, cioè dice quando c'è il ritornello, si dice da solo quando ci sarà un fill magari più importante da fare, o come fare quel fill, o che tipo di groove fare. Dentro le sue orecchie avrà se stesso che parla e si aiuta. E soprattutto per uno come lui, che comunque è molto spesso in studio di registrazione e deve registrare tanti pezzi, in quel caso lì le guide servono veramente veramente tantissimo. Quindi raga, io ho finito qua, spero sia stato utile non solo per chi va per la prima volta in studio di registrazione, ma spero sia stato utile a tutti. Se è stato così, mi raccomando, ricordatevi di mettere un mi piace qui sotto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook e di seguirmi anche lì. In bocca al lupo quando andate in studio di registrazione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.